Stamattina abbiamo parlato appunto di come rendere più strutturali alcuni degli strumenti che dopo la pandemia, con grande ambizione e coraggio, sono stati messi in campo. Io personalmente sarei favorevole ad andare in questa direzione, cioè la sfida delle conversioni ecologiche e digitali le vinciamo soltanto con un grande investimento nelle competenze, nei saperi, nell'innovazione e nella ricerca. Perché così soltanto tu puoi, a partire dall'educazione, dall'istruzione, dalla scuola, poi dall'università, anche dall'istruzione professionale, e tecnica, puoi riuscire a dotarti delle professionalità nuove e adeguate ad affrontare queste sfide che sono obiettivamente nuove. Nessuno vuole banalizzare la complessità di questa conversione, ma io mi stupisco che la politica non veda come in Italia ci siano già 400.000 imprese green che innovano, che diciamo aumentano il proprio fatturato, che diciamo contribuiscono a ritrovare un equilibrio con il pianeta e che danno lavoro di qualità. Sono delle realtà importanti, innovative, che ci vengono studiare dal resto d'Europa. È strano che il governo italiano non le veda e non voglia parlare con loro.